Buon pomeriggio a tutti amici di Sport Abruzzo, siamo qui per questa prima partita tra di promozione, girone A, tra Angizia Lugo e Sant'Egidiese. Inizia oggi il campionato per le due squadre. L'allenatore Giordani con Fanti in porta, Scolari, Venditti, Scero, Esposito in difesa, centrocampo con Deramo, Marianella e Mercogliano, e in attacco Torturo, Vigiano e Tullio. Dall'altra parte la Sant'Egidiese di mister Cerasi risponde con Novi in porta, Lenoci, Dainzara, Graziani, Zaffannini, Maffione, Bittaglie, Cerasi, Di Paolo, Barlafante e Traversa. Azione per l'Angizia Lugo, proprio in promozione, è arrivata quarta, è iniziato l'incontro, punta Bittaglie, va sulla sinistra, se ne va, supera un uomo, supera il secondo, che simulazione, e cartellino giallo, sarà per il numero 7. A campo, se ne va Cerasi, supera un uomo, vince un rimpallo, attenzione, arriva sul pallone Barlafante che tira, e la parata bloccata da Fanti. Comunque ancora Vigiano, di testa ancora lui, ma dietro non c'è nessuno, c'è solo Zaffannini che va da Novi, contrasto intanto da Vigiano e Zaffannini, Novi rischia tantissimo, e il vantaggio dell'Angizia Lugo, ha segnato Vigiano sull'errore di Novi, passa in vantaggio il padrone di casa con Vigiano, e l'attaccante classe 1994, ma non ce l'ha fatta, ha toccato il pallone Vigiano, che fino adesso sta facendo solo un lavoro sporco di testa, non è riuscito a toccare tanti palloni. Mercogliano dalla destra, il cross del numero 10 sfiora di testa, arriva Venditti, poi ancora Scero di testa e la palla va fuori, pallone dentro, rischioso, attenzione Vigiano, recupera il pallone per Mercogliano, se ne va il numero 10, sterza col destro Mercogliano, palo e palla fuori, non ha toccato Novi, va con l'esterno a cercare Bittaglie, bella palla di Cerasi, Bittaglie, Cefanti, Bittaglie cade a terra, calcio di rigore, è calcio di rigore per la Sant'Egidiese, cade a terra Bittaglie, il fallo è di Venditti, adesso il fischio di Cianca, parte Di Paolo, il pareggio della Sant'Egidiese, è 1-1 il gol di Francesco Di Paolo, pareggia la Sant'Egidiese dopo Amoci, crossa sul secondo palo stavolta per Vigiano, ancora di testa dentro Zaffannini in vantaggio, mette via, arriva Marianella al volo, il Novi non ha problemi, e arriva adesso il fischio del primo tempo, finisce 1-1 tra Angizia e Sant'Egidiese, questa prima frazione. Canica e San Gregorio Nucleb Villa, si riparte adesso, andrà a battere con le mani Marianella, palla dentro Mercogliano e calcio di rigore, calcio di rigore per l'Angizia stavolta, tocco di Mercogliano, fallo di mano di Barlafante, parte adesso il numero 10 col destro, spiazza ancora una volta Novi, è 2-1 per l'Angizia Lugo, il gol di Mercogliano riporta in vantaggio i biancazzurri, spiazza anche lui Novi come era stato per Di Paolo, nel secondo palo cerca Di Paolo di testa, Bittaglie non arriva, Venditti sì, Dainzara stoppa, non tira per un momento, poi la mette dentro e Venditti salva su Bittaglie che era pronto a spingere in porta. Esce ancora per Cerasi, palla dentro, arriva Barlafante col tacco per Cerasi, bella azione, il numero 8 ancora, Cerasi sul fondo, mette dietro, arriva Traversa! E però c'è la palla, è uscito il pallone però, è uscito il pallone e quindi non è gol ma sarà rimessa dal fondo. Aveva segnato il 2-2, invece no, sarà calcio d'angolo, l'ultimo tocco è di un difensore dell'Angizia e quindi non c'è il gol del 2-2 per Maffione, ma è finita qui, vince l'Angizia Lugo 2-1, decidono Vigiano e Mercogliano, non basta il gol di Paolo alla Sant'Egidiese, si chiude 2-1 questa prima partita di campionato di girone A di promozione.